Una serata di musica e solidarietà, un evento unico, quello che si è tenuto giovedì 13 giugno nella sede del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Ferrara per celebrare la giornata mondiale del donatore di sangue. Un gran galà di musica e solidarietà organizzato dall'Avis e dalla Guardia di Finanza che ha portato nella caserma di Via Palestro più di 600 persone. Direi che è stata una serata molto partecipata, ma soprattutto una serata bellissima, una serata di gioia e di serenità intorno a un tema che non può essere assolutamente divisivo come quello della donazione del sangue. Abbiamo molto bisogno di ricostruirci intorno a dei temi e dei valori che uniscano la nostra società per abbattere muri e costruire ponti, e credo che partendo da questa necessità della donazione del sangue, che non conosce colore, non conosce appartenenza politica, non conosce diversità culturale, si possa percorrere un nuovo cammino che porti con la stessa gioia e la stessa serenità a vivere meglio la nostra comunità. Questo evento ci ha permesso di essere vicino a chi è solidale e a chi ha bisogno di solidarietà. E la Guardia di Finanza, che naturalmente svolge una funzione di giustizia sociale, perché fa sì che chi ha la possibilità contribuisca in ragione delle sue possibilità economiche ai bisogni della collettività. Bene, la Guardia di Finanza, che naturalmente svolge una funzione di solidarietà sociale, non poteva sottrarsi a un evento di questo tipo e anzi lo ha fatto proprio piacevolmente. Questa è una piazza d'armi in senso stretto, ma la presenza e i numeri importanti evidenziano che i principi e i concetti della solidarietà sono quelli che riescono a mettere tutti quanti insieme. In scena la musica delle Dolce Vita, trio tutto al femminile con i classici della musica italiana e internazionale. Non so come cercarti, ma sento una voce che nel vento. E poi le voci di Notre Dame de Paris, Jody Tonno, Aaron Borelli e Laria De Angelis, che hanno fatto rivivere le gesta di Esmeralda, Quasimodo, Febo e Fiordaliso, personaggi ed interpreti di un musical tra i più applauditi al mondo. Sul palco anche il giornalista e scrittore Pino Aprile. E poi alcuni momenti per ricordare gli eroi del nostro tempo, i donatori di sangue che grazie al loro gesto quotidiano salvano ogni giorno vite umane. Tutti i vertici dell'Avis qua a Ferrara, questa è una serata davvero particolare. Sì, una serata particolare dove la città si apre all'Avis, le istituzioni hanno aperto le proprie porte all'Avis, le istituzioni sono venute a questo appuntamento che l'Avis di Ferrara ha voluto realizzare. Una serata molto bella, dove si sta bene. Noi vogliamo, donatori di sangue, vogliamo che le persone stiano bene in salute, stiano bene come qualità del vivere civile, e la pratica della solidarietà rende le nostre comunità più belle e più coese. È stata una bellissima serata, devo dire stupenda, ottima riuscita, vedere tanta gente partecipare a queste iniziative di solidarietà è un onore per gli italiani, un onore per chi è stato qui, un onore per i donatori, e devo dire un grazie, ecco, questo va detto sicuramente, a tutti coloro che a vario titolo prestano la propria opera all'Avis. È un lavoro che ovviamente ritengo un riconoscimento solo morale, e quindi questo va apprezzato sicuramente, perché è un valore aggiunto che non si conquista facilmente, o uno o ce l'ha dentro oppure altrimenti non viene acquisito. Donatori di sangue ringraziati anche con una poesia scritta da una giovane talassemica e letta sul palco da Alessandra Mengolini, vicepresidente dell'ALT, l'associazione per la lotta alla talassemia Rinovullo di Ferrara. Ferrara ha sempre un po' vissuto il problema dei tanti malati legati alla talassemia e quindi la necessità importante di sangue continuo.
La necessità della donazione del sangue è una necessità quotidiana. Ormai per noi è concluso il tempo dell'emergenza. Se legassimo la donazione del sangue all'emergenza risulteremmo perdenti e risulteremmo sempre in una provvisorietà assoluta. Il nostro compito è quello di avere l'autosufficienza di sangue e di emocomponenti ogni giorno, quotidianamente, per ogni malato e per ogni tipo di patologia. E quindi l'impegno di ogni donatore è quello di vivere nella quotidianità la propria donazione, così come lo è la necessità. Una serata per ringraziare anche tutti i militari che donano il proprio sangue, come i due finanzieri che con le loro 65 donazioni hanno ricevuto il giusto riconoscimento. L'amministrazione, la Guardia di Finanza è lusingata e onorata di annoverare tra le proprie fila militari che sono animati da questo altruismo. Non nascondo che ho sentito questa sera che cada uno 65 donazioni, quindi complimenti a loro due, ma complimenti a tutti quelli che danno qualcosa per gli altri. Il protocollo firmato in prefettura a novembre. Noi abbiamo qualche mese fa ripreso e dato un nuovo slancio ad una intesa con la sezione provinciale di Avis per dimostrare che le istituzioni anzitutto, ma soprattutto i baluardi delle forze di polizia per primi debbono dare un esempio, debbono dare la dimostrazione di quanto è importante il senso e il valore della donazione. Una serata che ha dato la possibilità anche a molti ferraresi di ammirare la sede della caserma Bruno Bolognesi di Via Palestro. Io sono molto soddisfatto di essere qui come comandante regionale in una serata come questa, fatta di solidarietà e di apertura alla città. Apertura alla città, una città splendida che ha sempre avuto un rapporto meraviglioso con la Guardia di Finanza e che ci fa il regalo di una splendida sede nel centro cittadino che non abbiamo potuto tenere solo per noi questa sera e che piacevolmente abbiamo aperto alla cittadinanza. È una caserma nuova, siamo qui da 4 anni, è una bellissima struttura, in effetti il cortile è tale che non è conosciuto dai ferraresi, però questo è stato anche il motivo per far sì che la gente ci conosca. Come dicevo prima quando abbiamo iniziato, la Guardia di Finanza sì ha degli obiettivi istituzionali prioritari, ma tra i vari obiettivi ce n'è anche un altro che è quello rivolto al sociale. È qualcosa, come dicevo, mi piace ripetermi, è qualcosa che ci fa bene. La serata ha dato anche il via ufficiale alla campagna estiva dell'Avis. Sì, perché noi andiamo come in vacanza, chi se lo può permettere, ma i malati ci sono sempre, per questo è necessario che prima di andarci noi si vada a donare, perché anche in estate, anche a Ferragosto, anche a Capodanno o per Pasqua c'è chi ha bisogno del nostro dono per poter a sua volta festeggiare e stare bene. Questo è quello che noi vogliamo fare e questo chiediamo a tutti i donatori. Istituita nel 2004 per opera dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, la Giornata Mondiale del Donatore di Sangue è un evento globale e nel 2020 sarà ospitata in Italia. Vogliamo che sia un grandissimo appuntamento, ricco di festa, ma soprattutto ricco di un tema culturale che è quello di portare il valore della donazione etica, volontaria e di massima generosità in tutto il mondo. Noi ci crediamo fino in fondo, vogliamo che sia così, soprattutto per riscattare quei paesi dove ancora si muore perché il sangue non c'è. Pensi che ogni anno nel mondo 500.000 donne muoiono di parto perché non hanno il sangue necessario per poter vivere, o in altri paesi terzi ai pazienti che hanno l'HIV viene trasfuso il sangue di malati di AIDS. Questo perché non c'è questa consapevolezza, non c'è questa disponibilità, non c'è questa scelta sociale di essere volontari forti e disponibili. E noi vogliamo, attraverso il 2020, che cominci a passare questo messaggio per dare del sangue e del buon sangue a tutti.